oggi ho realizzato per voi i cornetti sfogliati, sono buonissimi. Il procedimento è un po' lungo, ma vedete, si ottiene con questa ricetta e questo procedimento una perfetta sfogliatura. Vi invito a seguire il video e a scoprire ingredienti e procedimento per realizzarli. Per preparare i nostri cornetti sfogliati utilizzeremo 550 g di farina 00, 100 g di olio di semi, 25 g di lievito di birra fresco, 60 g di zucchero, 250 g di latte, un pizzico di sale, poi due uova e per spennellarli e fare le sfoglie utilizzeremo burro morbido e zucchero di canna, quantità che poi sarete voi a decidere. Per preparare i cornetti, la prima cosa che facciamo è mettere nel boccale il latte assieme al lievito di birra, che sbricioleremo leggermente con le mani, e andiamo ad impostare 2 minuti 37 gradi a velocità 2. 37. Adesso mettiamo la farina e lo zucchero ed impostiamo la funzione automatica impastare. Aumentiamo il tempo da 45 secondi, lo portiamo a 1 minuto e diamo il via. Adesso versiamo le uova ed impostiamo sempre la funzione impastare, sempre per 1 minuto. Versiamo l'olio e il pizzico di sale. E andiamo ad impostare la funzione automatica impastare per 1 minuto, ma stavolta lo facciamo 2 volte. Quindi prima 1 minuto e poi di nuovo un altro minuto. Adesso, aiutandoci con della farina, spolveriamo un piano in legno e andiamo a versare il composto su questo piano. Il composto è abbastanza morbido e appiccicoso, quindi possiamo tranquillamente mettere della farina sulle mani per tirarlo fuori. Vedete, molto molto morbido. Quindi sempre aiutandoci con la farina lo andiamo leggermente a lavorare sul piano e andiamo a formare di questo unico panetto 8 parti che poi saranno le nostre sfoglie. Quindi cerchiamo di fare 8 parti uguali, lo so, non è molto facile. Facciamo prima 2 parti e poi dividiamo ogni parte in 4 pezzi. Prendiamo questi 4 pezzi delle palline che metteremo a lievitare.
con le nostre 8 palline. Io ho cercato di farle più o meno uguali, se volete essere più precisi potete aiutarmi con una bilancia. E adesso le metto a lievitare per circa 2 ore, poi ci vediamo per la stesura e per la sfogliatura. Ma dopo le 2 ore sono trascorse, come vedete i panetti sono lievitati parecchio. Adesso procediamo alla stesura e alla sfogliatura. Quindi per prima cosa prendiamo un panetto alla volta e lo andiamo a stendere su un piano aiutandoci con della farina. Quindi mettiamo della farina sul nostro piano. Prendiamo il panetto. Lo andiamo a stendere in forma circolare, sempre aiutandoci con della farina, ovviamente nella maniera più sottile possibile. Adesso lo andiamo a spennellare con del burro e lo andiamo a cospargere con dello zucchero di canna. Una volta che abbiamo cosparso la sfoglia di burro, spolverizziamo con zucchero di canna. Spostiamo la sfoglia su quest'altro pianale che abbiamo passato per esempio della farina, perché adesso stendiamo la seconda sfoglia. Andiamo a cospargere di burro anche questa seconda sfoglia. Dopo il burro mettiamo ancora zucchero di canna e la spostiamo sovrapponendola a quella che abbiamo già fatto in questa maniera. E adesso procediamo così per le restanti 6 panetti, anzi 5, perché l'ultimo in realtà non lo dovremo né cospargere di burro ma solo ricoprire con lo zucchero di canna. Procedo e vi faccio vedere poi il risultato finale. Ecco stesa l'ultima sfoglia, adesso la prendo e la vado a sovrapporre alle altre. Poi prenderò tutto il blocco di sfoglie, lo andrò a mettere su questo piano che infarinerò leggermente e lo andrò a stendere di nuovo tutte insieme. Mi aiuto sempre con un po' di farina. Vado a stendere il tutto. Cerco di tenere per quanto possibile una forma circolare. Il mio cerchio di sfoglie è steso. Adesso lo vado a tagliare formando 16 triangoli. Procedo al taglio. Sono 4 triangoli grandi e ogni triangolo grande lo realizzo in 4 triangoli più piccoli. Questi sono i miei triangoli, adesso alcuni li vado a farcire
con Nutella, alcuni con marmellata, altri li lascerò semplici e poi vi faccio vedere come vanno arrotolati. Vedete, la farcitura è terminata. Adesso prendo il cornetto e lo vado ad arrotolare partendo dalla base fino ad andare alla punta, in questa maniera. Lo metto su una leccarda ricoperta di carta da forno e li lascio lievitare di nuovo. Allora, vedete, i nostri cornetti sono già formati, adesso vanno a lievitare fino al raddoppio. E potete regolarvi ad occhio, ma calcolate ci vorranno in media 3 o 4 ore a seconda della temperatura anche esterna. Quindi ci rivediamo dopo, quando i nostri cornetti saranno lievitati, per vedere la spennellatura con il latte e la successiva cottura. A dopo! I nostri cornetti hanno raddoppiato il loro volume, adesso li andiamo a spennellare con il latte e poi li andremo a mettere in forno, forno statico a 180 gradi, e li lasceremo cuocere per circa 15-20 minuti quando saranno ben dorati in superficie. Adesso li spennello con il latte, li inforno e poi vi faccio vedere il risultato finale. A dopo! Ecco sfornati i nostri cornetti sfogliati. Se volete potete anche ricoprirli con dello zucchero a velo. Adesso ne vado ad aprire uno così potete guardare l'interno. Questo è l'interno del nostro cornetto, come vedete è morbidissimo, vi assicuro che sono molto molto simili a quelli del bar. E se questa ricetta vi è piaciuta vi invito a mettere un like, vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it dove troverete la ricetta per esteso e vi invito a iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e soprattutto vi invito ad iscrivervi a questo canale In Cucina con Messier. E buoni cornetti per tutti!